Ford Model T, produzione di massa di automobili. Prima della Ford Model T, l'industria automobilistica era complessa e costosa. I pezzi venivano acquistati da diversi fornitori e il cliente poteva personalizzare la carrozzeria della vettura. Quindi era un qualcosa che solo i ricchi potevano permettersi. La Model T o Thin Lizzy, letteralmente lucertolina di latta, venne prodotta nel 1908 ed era facile da guidare, mantenere e riparare. Il suo motore poteva funzionare a benzina, kerosene o etanolo e raggiungeva una velocità massima di circa 70 km orari. Nel 1913 a Highland Park in Michigan, la Model T di Henry Ford rivoluzionò le catene di montaggio per la produzione su larga scala, dato che dei componenti standardizzati venivano montati da un operaio preparato a svolgere un solo compito. Questo ridusse drasticamente i costi di produzione e rese la Model T la prima vettura accessibile economicamente alla maggior parte degli americani. Nel 1908 la Model T era in vendita a $850, mentre nel 1925 costava $250. Nel 1918 la Model T rappresentava la metà delle auto in circolazione. Il veicolo era disponibile in colorazione grigia, verde, blu e rossa, ma nel 1914 Henry Ford ridusse ulteriormente i costi di produzione, utilizzando per la prima volta sulla Model T la vernice nera, economica e resistente. Con la notevole espansione dell'industria automobilistica, Henry Ford diede ai suoi operai una paga sufficiente e creò dei turni di lavoro, oltre a introdurre la giornata lavorativa di 8 ore. 15 milioni di Model T vennero fabbricate fino al termine della sua produzione nel 1927. Dai un'occhiata agli altri video e iscriviti a Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.